magari in prossimo futuro devi avere meno possibilità di acquisto per altri giocatori che magari possono interessare a te e non hai più l'asta con loro. E poi lui, vabbè, continua, racconta a Stefano di queste dinamiche, è proprio questione di senza patto con Tevez, siccome sono meno forti, ma bisogna vedere. Io dico che Tevez le partite le gioca 20-30 l'anno e Pato, fino a prova contraria, mi ricordo gli anni del ma abbiamo Pato, Balotelli, cosa vuoi che sia? Vediamo a una... di fare questa domanda, magari a un qualsiasi operatore di mercato di qualsiasi squadra europea, sullo stesso piatto ti metto Pato o Balotelli, vuoi Pato o Balotelli? Balotelli. Tutti Balotelli dicono, tutti Balotelli, non ce n'è uno che ti dice di no. Perché? Perché gioca le partite, al di là del fatto che fa scoppiare Mortaretti in casa, poi le partite alla fine le gioca e le decide anche, vedi, chiedete al Mancio, perché il Mancio penso che vi Fa la dirà, differenza, sì. eh sì, l'hai visto il derby di Manchester ieri? Mi sono dedicata. Una decisione arbitrale che se ci No, ho visto gli fosse highlights accaduta in quando sono Italia, rientrata. ne avrebbero parlato per degli anni, credo. Intanto Ho visto gli forza Inter, highlights. andiamo a vincere. Chi è? Ci dice Marco da Verona. Perché non date delle informazioni sul calciomercato dell'Inter di gennaio, sui possibili trasferimenti? Magari un'intervista a Marco Branca sul possibile arrivo di Tevez e sugli altri giocatori. Guarda Marco, allora, Allora, partiamo dal brevemente. presupposto che siamo la televisione Ufficiale, ufficiale allora, e quindi noi è parliamo di molto. giocatori nel momento in cui Vengono acquistati. vengono acquistati. Sono ufficiali. Siamo ufficiali. In questa, con la nuova direzione editoriale di Edoardo Caldara, abbiamo cercato spesso di andare anche là, magari facendo delle schede che raccontassero, approfondissero quelli che erano i giocatori che potevano interessare. Conoscerli di Parlarne, più. anche come stiamo facendo adesso, una volta non facevamo neanche questo, nel senso che il mercato, in quanto a mercato, ha una linea di segretezza che è quelle che sono le decisioni che prende il direttore d'area tecnica, chiaramente con Piero Ausilio e con la direzione del presidente. Non è che se si vengono svelate queste dinamiche di mercato, poi vengono facilitate da noi, anzi vengono sicuramente magari a volte messe in difficoltà perché insomma l'Inter interessa a tutti, giocare nell'Inter. E poi se si svelano le certe trame, poi magari anche a livello economico, giocatori, Cambia il procuratori, prezzo, tutti, insomma. inizia un'asta che sono logiche di mercato Ti ricordi la famosa ben frase di José precise. Mourinho? Dico perché insomma, una palabra un million más, disse in una famosa Vero. conferenza stampa del Real Madrid, dove gli chiedevano nomi di giocatori che potessero interessare. Lui ha detto ce ne sono, ma una palabra un million más, ovvero una parola un milione in più. Quindi. Quindi non aprirò bocca su questa vicenda e questa questione. Questa è la ragione per la quale noi non. Mi leggi un altro messaggio, poi un po' di Sì? musica e poi abbiamo un'altra ospite al telefono. Perché siamo arrivati già alle 17 per chi ci segue in diretta, Sarebbe caro furioso con Mimisoni. l'Inter per la presunta ingerenza, Galliani ovviamente, nella trattativa Tevez. Se ciò che si scrive è vero, l'Inter ha fatto un'offerta ufficiale. Allora cosa fa il signor Tevez? Si mette d'accordo direttamente con Adriano Galliani, saltando il parere del City. Che bella azione corretta. Mi sbaglio se sostengo che qualcuno vuole acquistare qualcosa, deve rivolgersi al proprietario o comunque chi ne detiene i diritti in quel momento. L'azione del Milan è soprattutto mediatica. Invita Tevez al ristorante, come se lui potesse rifiutare di incontrare i vertici del Milan, si fa fotografare, facendo mettere in giro le voci che il giocatore preferisce il Milan, senza contare il fatto che all'Inter, ci sarebbero i suoi veri amici. Ormai i media accettano tutto senza battere ciglio. Come fatto in passato per quello che riguarda Edu Vargas, acquistato con una transazione da parte di una casa di produzione cinematografica di cui non voglio far nome, con il denaro incassato con i cinepanettoni di Natale. Per carità, uno fa con i propri guadagni ciò che vuole, ma questi non sono soldi che dovrebbero contribuire a rilanciare il povero cinema italiano? Non me ne vogliono i napoletani, ma che mi sono molto simpatici e meritano comunque di avere una squadra forte ai vertici della Serie A. Ma questa Italia cambierà? Giorgio da Milano. Tante belle domande. Mandiamo la musica e poi rispondiamo? Così ci prendiamo Sì, qualche minuto. perché dovremmo opinare per delle mezz'ore sulla vicenda. Poi a me se mi chiedi del cinepanettone te ne posso parlare anche per 20 minuti, Chissà se appassionato di calcio Paolo Nutini, chissà se ha. Chissà se tiene il Rangers o il Chissà, Celtic. Insomma, chi il calcio moderno è un incrocio, è un crogiuolo di diversi colori per le diverse scarpe possibili e immaginabili. Quali scarpe piacciono a Rita Pisano? Dobbiamo Non lo so, chiederlo. chiediamoglielo. Ciao Chiediamo. Ciao Rita! Rita! Ciao, ciao Roby, ciao Nagaia. Come va?
Tutto bene, tutto bene. Anzi, buon anno a voi. Ci sentiamo solo oggi, che è il 9, però. Va bene, ci sta, no, ci sta. Buon anno ai nostri telespettatori, visto che io e Gaia inauguriamo la nostra liaison di Radio Piano, solo di non Radio si Piano. Intanto bisogna, si come dire, che già cercare del portare pubblico, in countdown. Cercare del pubblico. Se poi anche. Cara Rita, pista. Di che colore ti piacciono le scarpe dei calciatori? Che domanda. Qualsiasi colore, basta che corrano. Le cose che devono. Basta che siano nerazzurre. Che siano scarpe che portino gol. Sì. Assolutamente sì, assolutamente. Chi è il tuo preferito? Guarda, io aspetto con tanta, tanta voglia di vederlo Forlan. È un giocatore che mi è sempre piaciuto parecchio e quindi lo attendo. Dopodiché nella rosa che ha giocato ieri, secondo me Alvarez sta uscendo veramente molto bene. Ma aspettarlo è stato veramente proficuo, quindi... In questo momento Alvarez mi piace parecchio. Come vivrai questa settimana pre-derby? Guarda, allora io ho sempre seguito l'Inter, vabbè, io adesso quest'anno sono i miei bei 39 anni, ma da che ho 13 anni che seguo l'Inter ovunque. Da 5 anni a questa parte mi sono dovuta tranquillizzare un pochino perché sono diventata mamma. E quindi però lo spirito ultras non è mai diminuito, diciamo che abitando a Milano è una settimana abbastanza di tensione, quindi cerco di non pensare fino a che posso, ma la tensione c'è. Io stavo vedendo delle immagini bellissime che ci proponeva la regia, mi sono un po' perso via, poi le faremo vedere. Pensavo, rispetto a quello che dicevi tu Rita, una cosa molto, secondo me, credo pregnante. Lei diceva qualcosa di Alvarez, no? Diceva, insomma, sono rimasta impressionata e averlo aspettato è stato bello. A parte, noi citavamo, sai Rita, la passione, i tifosi vogliono vedere anche un giocatore che cresce, la qualità, esatto. Il dribbling, cioè la passione nel calcio è fondamentale. L'ingrigirsi, il pensare al risultato, non innamorarsi di un giocatore è sempre un peccato per chi vive le squadre di calcio in genere e l'Inter poi in particolare, che è una squadra di per sé, come dire, appassionante. Però io guardavo oggi quel derby là e ripensavo ai Toll, primo anno all'Inter. Vi ricordate i mugugni dei tifosi durante un Inter Fiorentina in cui lui sbagliò un gol clamoroso davanti a Frey? E vuol dire, l'anno dopo il giocatore che era, anche l'ambientamento di uno dei campioni che ha costruito il triplete, ma dopo anche diverse litigate, le possiamo dire, con Mourinho, che ha preteso a lui determinate cose. Questa crescita può succedere ancora con dei ragazzi giovani che ovviamente non hanno vinto 8.000 Champions League come te, però possono rappresentare il futuro. Ci siano poi queste. Io credo che purtroppo in un calcio come il nostro, qui tutti vogliono tutto subito, è un po' difficile far crescere i giovani. Però avere la possibilità con una squadra che gira bene in questo momento, effettivamente mister Ranieri ha dato quella tranquillità che all'inizio della stagione mancava, era palpabile che c'era qualcosa che non girava dal verso giusto, quindi vedere qualche giovane crescere in una squadra come la nostra è bello. Ora io vedevo molto bene Caldirola, spero di vedere molto bene Faraoni, che in primavera l'ho seguito, è un buon giovane. E ti dico, effettivamente non nascondo che Alvarez all'inizio può aver fatto un po' di fatica, però bisogna aspettare, avere il tempo e la pazienza di poter aspettare per vedere qualche giocatore giovane venire fuori. Benissimo, Rita, ti salutiamo, ovviamente ci risentiremo. Sempre forza Inter. Sempre Rita. Assolutamente sì. Un abbraccio, grazie. Ciao, ciao. A voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Tra l'altro lei condivide con Rita Boschetti, con un'altra nostra telespettatrice, la grazie, passione per Forlan. Grazie, signorina Sara, grazie. Grazie Sara, è molto gentile. Mentre tu leggi, sì? Siamo in debito di una risposta, perché avevamo chiesto, sì, chissà se Paolo Nutini è appassionato di calcio, varie risposte, per anche che squadra farà il tifo. Anche Giorgio Prandoni era la mia risposta, in verità. È vero, dopo quella serie, sì, di, sì, domandone, sì, sì. Rispondiamo adesso. Pare sia appassionato del Celtic di Glasgow. Quindi tifoso. Ecco, vedi? Eccolo, addirittura con i colori, bianco, insomma, e il verde del Celtic, quindi la parte cattolica di Glasgow, non quella realista anglicana. Lei mi sa tante di quelle cose. Ma no, ma io perché ho vissuto a Edimburgo qualche tempo, quindi ricordo bene. Diceva Giorgio Prandoni. Rispondi dal cinepanettone? Parto da prima. Lui dice, okay, ma la gente non si è stupita di questa cosa, in realtà sì, in realtà hai ragione tu, di base non si può trattare con un giocatore senza passare dal club, bisognerebbe vedere se il club ha autorizzato in Milan a trattare col giocatore,
secondo quello che è trapelato alla stampa, diremmo di no. Tu mi chiedi, è normale che la stampa non si scandalizzi per questa cosa? Si tratta del Milan, ti dico, è normale. Fosse l'Inter non sarebbe ovviamente normale, perché ricordo dinamiche dalle quali poi siamo usciti sempre con il sorriso sulle labbra e a mento alto, dinamiche, ti ricordi, Pandev, tutte queste elucubrazioni che riguardavano i nostri dirigenti di mercato. Da noi c'è sempre stata fatta, come dire, un'analisi su quello che accadeva, e da altre parti invece no. Credo che ci si dovrebbe un po' chiedere perché Tevez è andato al ristorante col dirigente di un'altra squadra quando era sotto contratto, e peraltro contratto che non rispetta da 2 mesi, però nel caso in cui l'Inter lo compri non mi permetterò di chiederlo, sono magari rischio anche i classici 2 sberloni, cara Nagaia. 2 schiaffoni. Così, proprio gratuiti. Al di là di questo, no, stavo scherzando, in secondo piano lui dice Edu Vargas, quella... L'ho letto anch'io, bisogna vedere se poi è vero che la società che ha pagato non è il Napoli, è una società che è legata, bisogna vedere, perché tante cose si leggono in rete, spesso è una fonte di informazione sempre aggiornata, interessantissima, ma spesso non tutte le cose sono vere. Quindi, e quindi anche qui bisogna, no, per rispondere bisogna, bisognerebbe stare un po' attenti, un po' di più. Cambierà il cinema italiano, non penso che sarà né De Laurentiis, non me ne voglia, nei suoi cinema panettoni, cambiare il cinema italiano, ci vorrebbe una legge che... magari impedisse di far soldi. Si trattenga. Si mi trattengo. Perché ho visto che sei partito. Mettono soldi sui stessi 7 attori, 3 registi, magari ci sono tanti giovani che meriterebbero, ma quella è una storia che insomma, rappresenta tutta l'Italia, non solo il mondo del cinema. Ancora? Io intanto ringrazio tutti i tifosi che nei primi giorni dell'anno ci hanno scritto, siamo ancora in debito, sì, magari elenchiamo. Di ringraziamenti. Un saluto dalla Val di Sole, grande Inter, sei sempre con me. E poi c'è Paolo da Firenze che dice auguroni a tutta Inter Channel, a tutti i nerazzurri, così come Michele di Pistoia dice auguroni, augurissimi a tutta Inter Channel, a tutta l'Inter, a tutti gli interisti del mondo, perché il 2012 sia un anno di pace, di serenità e ovviamente tinto anche di nerazzurro. E poi te la butto lì, perché si continua a parlare di mercato, c'è Massimiliano che dice caro Scarpini, se il Milan prende Tevez per noi sono dolori, presidente faccia qualcosa. A proposito